Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici, mattinata di lavoro in ufficio, ma soprattutto un enorme grazie per la voglia, per le idee, per il sostegno, per la fiducia. Tutti mi chiedete, avrai mica intenzione di mollare? Mai, mai, dopo qualche minuto di rabbia, ma non per il mio destino personale o per qualche ministero o per qualche poltrona, rabbia perché è in corso un furto di democrazia. Questo è. Una minoranza della minoranza, litigiosa e sconfitta a tutte le ultime elezioni, sta cercando di rientrare dalla finestra dopo che gli italiani li hanno cacciati dalla porta e l'unico collante non sono i progetti, le idee, le infrastrutture, la scuola, la giustizia, le tasse, le riforme. L'unico collante sono le poltrone. E guarda caso, le dichiarazioni più chiare da questo punto di vista, e le ringrazio, arrivano da Bruxelles e da Berlino. Se qualcuno avesse ancora un dubbio sul fatto che questo tentativo di governo contro natura, fondato sull'odio e sulle poltrone, non sia stato scelto a tavolino fuori dai confini italiani. Non so se ve li siete persi, non so se i telegiornali le racconteranno, ma le due dichiarazioni più chiare arrivano. Uno dall'ex commissario tedesco al bilancio, Oettinger, che ha sempre battagliato contro l'Italia, contro gli italiani: avete il debito, avete il deficit, dovete aumentare le tasse, dovete tassare qui, dovete tassare là, insomma, siete dei fuorilegge, siete dei bambini discoli. Oggi parla, miracolosamente, l'ex commissario arcigno, il mastino tedesco Oettinger, e cosa dice? Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa per il nuovo governo e a ricompensarlo. Avete capito bene? L'ex commissario tedesco, quello che ci ha sempre richiamato all'ordine, ai conti, al taglio di bilancio, alla legge Fornero, all'aumento dell'IVA, alla patrimoniale, alla tassa sulla casa, oggi getta la maschera. Se qualcuno ancora non avesse capito che questo governo non nasce a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Palermo, per il futuro delle fabbriche, delle aziende, delle scuole, degli asili, per la flat tax, per la TAV, per la riforma della giustizia. No. Nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini, per togliere dal governo il primo partito italiano. E queste parole sono, dal mio punto di vista, disgustosamente chiare. Ex commissario europeo tedesco al bilancio, Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa. Quello che era un delitto fino a ieri diventa un diritto oggi. Bruxelles e l'Europa sono pronte a ricompensare il nuovo governo italiano. Avete capito le magie degli amici della poltrona, del Partito Democratico? Di quello che i 5 Stelle, i loro parlamentari, i loro ministri, i loro elettori, i loro militanti fino a settimana scorsa definivano il partito di Bibbiano, il partito di Mafia Capitale, il partito degli inquisiti e degli arrestati, il partito di Banca Etruria. Basta, un tratto di penna. Diventa il partito della bontà, della discontinuità, del cambiamento. Ma il presidente Conte, che è il primo iscritto del Partito Democratico, gli italiani l'hanno capito. Il Partito Democratico, ripeto, che ha perso tutte le elezioni possibili e immaginabili negli ultimi anni, si trova ad avere il Presidente della Repubblica che arriva dal Partito Democratico, il Presidente del Consiglio che ha tranquillamente ammesso di aver votato il Partito Democratico e tifato il Partito Democratico, magari pure il Vicepresidente del Consiglio. E quindi dalla rivoluzione, dal cambiamento, dall'apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, ai complimenti della Commissione europea, e dopo il tedesco arriva anche l'ok di Juncker, Presidente della Commissione europea, che augura uno splendido lavoro al Conte bis, al Monti bis. Parole già dette e sentite. Si legge Conte, si scrive Monti. Tutto qua. Con gli stessi registi a Parigi, a Berlino, a Bruxelles, e gli stessi protagonisti del Partito Democratico, non cambiano neanche i nomi: i Renzi, i Delrio, i Martina, i Prodi, i Veltroni. È questo. Fortunatamente non sono maggioranza nel paese.
in migliaia mi state scrivendo chiedendo di esserci. Ci stiamo già organizzando, ripartendo dai sindaci, dai territori, dai comuni del sud, dalle regioni del nord, dalle zone dimenticate del centro, dagli Appennini, dalla Sila e dalle Alpi. Ci siamo. Io personalmente sarò domani sera, come già previsto, a Conselve, in provincia di Padova, sabato sera a Pinzolo, in provincia di Trento, domenica sera ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e poi comincerò a rispondere positivamente a una serie infinita di inviti che mi arrivano da amministratori del sud, dalla Puglia, dalla Calabria, dal Lazio, dalla Sardegna, da cui manco da un po' di tempo. Poi il 14 settembre ci sarà una riunione di tutti gli amministratori locali della Lega, consiglieri comunali, assessori comunali, consiglieri regionali, governatori, sindaci. È l'opposizione a questo governo delle poltrone, che è minoranza non solo in Italia ma anche in Parlamento. È il primo governo che ancora prima di nascere sta litigando, non sulle cose da fare ma sulle poltrone. Ormai è chiaro, l'avete letto sui giornali, mi domando come la stanno prendendo gli elettori e militanti dei 5 Stelle. No, tu fai il ministro dell'interno, no, però non voglio Di Maio. Ah no, però allora i renziani sì, no, forse. La Boschi oggi ha ribadito: io non ritiro le querele nei confronti dei grillini. E poi un consigliere regionale dei 5 Stelle del Lazio dice no, ma meglio la Lega del PD, perché il PD è quello di Mafia Capitale e di Bibbiano. E poi interviene Grillo, che non vuole politici al governo, ma poi interviene qualcun altro che è al governo e dice a Grillo no, però ci vogliono i politici al governo. Non è ancora nato e già è fondato sull'odio per Salvini. Non faccio vittimismo, non mi interessa. Stamattina, come abbiamo sempre fatto anche nei mesi passati, ho personalmente ordinato lo sbarco di donne incinte, bambini e malati da una nave in acque maltesi, però ribadendo il divieto a entrare infrangendo la legge in acque italiane. Questo finché faccio il ministro dell'interno. Se poi, come leggo da alcune dichiarazioni di esponenti di sinistra del Partito Democratico, le prime leggi che andranno a cambiare, a cancellare, saranno i decreti sicurezza, non fanno uno sgarbo a Salvini, fanno un torto agli italiani. Qualcuno veramente vuol far ripartire il business dell'immigrazione clandestina? Io alle mie spalle, non so se lo vedete, adesso vado indietro, c'è anche il Quirinale. Io ieri l'ho detto educatamente e rispettosamente al Presidente della Repubblica: chiunque faccia nascere un governo che è contro l'Italia e gli italiani, è contro la nostra sovranità, contro la nostra indipendenza, è il governo nato a tavolino fra Parigi, Berlino e Bruxelles, e le dichiarazioni di oggi lo provano chiaramente. Un verbo come ricompensare. Ricompensare di che cosa? Mi viene da chiedere al presidente Conte Monti. Quando un commissario europeo dice siamo pronti a fare qualsiasi cosa per far nascere il nuovo governo e a ricompensarlo, ma è di una gravità incredibile. È di una volgarità incredibile. La ricompensa la dai in cambio di qualcosa. Che cosa è stato promesso? Che cosa è stato svenduto? Quali aziende, quale dignità, quale confine, quale principio? Che cosa? Le ricompense, veramente. Che vergogna. C'è modo e modo di prendere in giro le persone. Ho sentito le parole di Conte stamattina, il nuovo umanesimo. Manca che risolva il problema della pace nel mondo e la ricrescita dei capelli a chi li sta perdendo, e poi nel programma di governo c'è tutto questo. Ma io ricordo che nei fatti, non nelle parole, Partito Democratico e 5 Stelle hanno votato contro tutto negli ultimi anni, dal Jobs Act al decreto dignità, dalla buona scuola alla riforma della scuola, la riforma della giustizia, la riforma fiscale. Ecco, una cosa su cui, ahimè, le prime dichiarazioni li vedono d'accordo sono che non si fa la flat tax, non si tagliano le tasse a chi crea lavoro, a chi crea ricchezza, alle imprese, agli artigiani. Anzi, qualcuno ha detto che bisogna tornare indietro sia su quota 100 che sulla flat tax per le partite IVA, e a sinistra qualcuno del PD ha già accennato all'idea di una patrimoniale e di una redistribuzione della ricchezza. Ragazzi, ma solo a sinistra potete pensare che la ricchezza debba essere redistribuita prima ancora che venga prodotta. E sulle opere pubbliche cosa si fa? Sulla Gronda di Genova. Ecco, un governo PD 5 Stelle sull'autostrada per Genova cosa fa? Sulla TAV, sulla TAP. Non sarebbe meglio andare a votare? Siamo ancora in tempo.
Presidente Mattarella, lei è ancora in tempo a dare la parola ai detentori del potere, almeno sulla carta in questo paese, gli italiani. La sovranità appartiene al popolo. Dietro le mie spalle ci sono le bandiere che sventolano sul tetto del Quirinale. Siamo ancora in tempo a restituire la parola non al dittatore Salvini. Oggi i giornali celebrano la sconfitta di Salvini che non è più ministro. Un sorriso. È un passaggio. È un momento. State tranquilli, non vi liberate di me, della Lega, di milioni di italiani per bene con un giochino di palazzo. No, non è così facile. Non mi conoscete, io non mollo. Non mi hanno spaventato i processi, le minacce di morte, i proiettili, le scritte sui muri, le minacce dei mafiosi, dei Casa Monica, degli spacciatori di droga. Mi spaventa un Renzi qualunque. Mi spaventa l'ipotesi di stare all'opposizione per qualche mese del governo dei poltronari. Ma dai, ma dai. È un momento d'attesa, intanto ci stiamo organizzando. Ripeto, 15 settembre l'appuntamento di Pontida, classico, che però a questo punto sarà un appuntamento di popolo, non di partito, ma di popolo. Il weekend dopo, preparatevi, vedo che siete in decine di migliaia sintonizzati in questo momento e vi ringrazio perché è un giovedì di fine agosto. Il weekend del 21 e 22 settembre, sabato 21 e domenica 22 settembre. Gazebo in tutta Italia, in migliaia di comuni italiani, per chiedere democrazia, rispetto, onore, rispetto delle regole, rispetto del voto dei cittadini italiani. Veramente sarebbe il quarto governo a guida Partito Democratico negli ultimi anni avendo perso le elezioni. Avendo perso le elezioni, ma volete distribuirvi cariche, ministeri, viceministeri, sottosegretari, presidenze di enti? Fatelo, ma chiedete agli italiani cosa ne pensano. Tutto qua, altro che avvocato del popolo. Questo è l'avvocato dei poteri forti dell'Europa che parlano di ricompensa per il nuovo governo. Vi rendete conto del fatto che non hanno neanche la vergogna di dire certe cose? Quindi 21 e 22 settembre gazebo, pacifici, democratici, aperti, costruttivi, di idee, di proposte dell'Italia che sarà. Perché questi, anche se partono col governo, durano poco, ragazzi. Noi ci stiamo già preparando. Perché toccherà a noi, possono scappare dalle elezioni per qualche mese, o magari per un anno, per due anni, ma non possono negare il diritto di voto agli italiani per sempre. Quindi ci stiamo già preparando. Se qualcuno pensava di vedermi abbacchiato, depresso, no, ho una voglia matta di costruire, ricostruire ripartendo dal basso, ripartendo dai territori, dalle comunità, dai sindaci, dai territori che abbiamo seguito in questo anno e che sono l'ultima delle preoccupazioni di un eventuale governo dei saggi, degli illuminati. Ho letto che ieri Beppe Grillo parlava del governo dei saggi, dei migliori, come un Monti qualunque. Beppe, ma dai, sei passato dalla rivoluzione ai saggi, agli illuminati, al governo Monti Fornero. E poi sono curioso di vedere se avranno quantomeno la coerenza di chiedere ai loro militanti su internet cosa ne pensano dell'inciucio col Partito Democratico, dell'abbraccio con Renzi, Prodi, Boschi, Lotti, Veltroni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi prepariamo a esserci, nel nome dell'orgoglio, della compostezza, ma della fermezza, a Roma in tanti, a metà ottobre. Ho guardato il calendario perché in migliaia mi state scrivendo: vogliamo esserci, vogliamo farci sentire, vogliamo esprimere compostamente, non come i centri sociali che qualcuno a sinistra ha sempre coccolato, no, compostamente però la nostra voglia di contare. Altrimenti cosa conta il voto? Cosa contano le elezioni? Cosa conta il fatto che alle elezioni europee la Lega sia stata scelta dagli italiani come primo partito? E invece in Europa si manderà tutt'altra gente e si nega il diritto al voto agli italiani. Pensate che in questo autunno voteranno gli austriaci, voteranno i polacchi, voteranno molto probabilmente gli spagnoli, ci sarà la Brexit in Gran Bretagna, quindi i popoli votano, scelgono, e in Italia no. Giochini di palazzo, a tavolino. Io complice
di queste schifezze non lo sono. Sono contento di aver smascherato quello che era un gioco preannunciato e che sarebbe scattato con la manovra economica in autunno. Le dichiarazioni che arrivano da Bruxelles sono chiare, avrebbero fatto saltare la manovra economica perché la flat tax non si poteva fare, il taglio delle tasse non si poteva fare. Allora la Lega, come ha sempre detto, per dignità non avrebbe approvato questa manovra economica e loro erano già pronti. Gli abbiamo smontato i giochi, li abbiamo costretti a venire fuori allo scoperto, altro che avvocato del popolo, altro che interesse nazionale. No, interesse nazionale tedesco-francese. Sì, sicuramente c'è qualcuno che sta difendendo l'interesse nazionale tedesco-francese dietro ricompensa. Così è, dietro ricompensa. Comunque il 19 ottobre io penso a una grande giornata di orgoglio nazionale italiano, da nord a sud, nel nome delle differenze e delle bellezze che ci uniscono, del diritto al lavoro, del diritto alla vita, del diritto alla salute, del diritto alla sicurezza, del diritto ad avere processi giusti, certezza della pena. Ecco, non oso immaginare sulla giustizia. Se ne sono dette di tutti i colori negli anni fra PD e 5 Stelle. Ma cosa fanno la riforma della giustizia insieme Bonafede e Orlando? E intanto il 1 gennaio parte la prescrizione, quindi i processi all'infinito. Ma cosa fanno sulla giustizia? Ma sull'economia? Sull'immigrazione? Ma ancora ieri i ministri Toninelli e Trenta, e li ringrazio, hanno firmato con me il divieto di ingresso nelle acque italiane della nave dei centri sociali, che fa la spola fra Libia, Italia, Libia, Italia, Libia, Italia, evidentemente aiutando nello sporco lavoro i trafficanti di esseri umani. Ebbene, fino a ieri hanno firmato il divieto di ingresso con me, da settimana prossima cosa fanno? Vanno in consiglio dei ministri con Orfini del PD, che ha detto che sono schifoso, razzista e disumano. Ma dai, il governo del cambiamento, dice Conte, che nello stesso mese di agosto va in consiglio dei ministri con i ministri del PD al posto dei ministri della Lega. Gli italiani si stanno accorgendo dell'enorme presa in giro, della truffa, del furto di democrazia. È un furto di democrazia, certo, vengono rispettate le regole, sì. Ma un governo PD 5 Stelle è maggioranza nel paese, dai, siamo seri. Avete già cominciato a litigare per le poltrone ancor prima di aver l'incarico di governo. Quindi ve lo dicevo, 15 settembre Pontida, 21 e 22 settembre gazebo in tutta Italia, dalla Lombardia alla Calabria, dal Lazio al Veneto, per ascoltare, per incontrare, per costruire. E soprattutto, se qualcuno ci vuole delusi, depressi, demotivati, arrendevoli, no. Io reagisco nella maniera esattamente opposta. Più mi attaccano, più mi insultano, più cercano di isolarmi e più reagisco con orgoglio, con voglia, con fierezza. Stamattina ho salutato centinaia di dipendenti del Ministero dell'Interno, dalle mansioni più piccole a quelle più alte, grazie. Ho visto delle lacrime negli occhi di qualche uomo e qualche donna e ho chiesto solo questa cortesia: trasformate queste lacrime in sorriso. Capisco la rabbia, capisco la frustrazione di veder nascere un governo senza senso, senza prospettiva, senza ideali, senza idee comuni, senza progetti, senza radici. Un albero senza radici è un albero destinato a morire ai primi aliti di vento. E quindi ho chiesto, certo, mi hanno toccato, mi hanno segnato, molti poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, finanzieri, agenti della polizia locale, della penitenziaria, mi hanno detto, mi hanno scritto in queste ore: lei sarà sempre e comunque il nostro ministro. Ho detto: ma prendetelo come una fase di passaggio. Nessuno scappa, anzi, quelli che scappano sono coloro che stanno negando il diritto di voto agli italiani, ammantando questo governo delle poltrone di parole: nuovo umanesimo, sviluppo, crescita, la green economy, coerenza, coerenza. Ma signor Conte, avvocato Conte, presidente Conte, professor Conte Monti, coerenza. Lei vuole presiedere lo stesso Consiglio dei Ministri, nello stesso palazzo, nello stesso mese, prima con la Lega e poi col Partito Democratico. Ma dai, un po' di dignità, un po' di correttezza. Non sarebbe meglio chiedere agli italiani che futuro hanno in testa, che manovra economica hanno in testa, che sistema di infrastrutture, di scuola, di giustizia, che leggi sul lavoro hanno in testa? Ma ve li vedete Di Maio e Renzi che parlano di riforma del lavoro? Ma ve li vedete? Ma ve li vedete Grillo e Prodi insieme? Dai,
poltrone, 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 con la gioia dell'Europa, della Merkel, di Macron e di Juncker. Me li vedo a lavorare insieme, PD e 5 Stelle, nella commissione d'inchiesta su Bibbiano, sugli affidi, sul diritto di famiglia, idee comuni. Me li vedo a lavorare insieme nella commissione d'inchiesta sulle banche, sui truffati dalle banche. Me li vedo a ragionare di tasse, a ragionare di infrastrutture. Addirittura il governatore dell'Emilia-Romagna, Bonaccini, ha detto: alleiamoci anche a livello locale, PD e 5 Stelle. Ormai per qualcuno il 5 Stelle diventa un'appendice della sinistra. Ma pensate di sconfiggere l'Italia, gli italiani, il nostro orgoglio, la nostra voglia di lavorare di più e di pagare di meno, rimanendo sicuri nel nostro paese senza essere costretti a scappare all'estero, facendo alleanze nel nome delle poltrone anche a livello regionale, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Umbria, in Calabria? Fate pure, però lì il diritto di voto agli italiani non lo potete togliere. In Umbria si voterà il 27 ottobre, nei prossimi mesi si voterà in Emilia-Romagna, in Calabria, nelle Marche, in Toscana, tutte regioni disastrate da un partito democratico a cui i 5 Stelle hanno fatto opposizione insieme alla Lega per anni. E noi non cambiamo idea. Noi manteniamo la nostra parola e la nostra coerenza. Mai col PD, dicevamo fino a ieri, mai col PD, diciamo oggi, mai col PD, praticheremo domani. Non abbiamo i culi disponibili per tutte le poltrone del mondo. E so che c'è qualche deputato e qualche senatore che, piuttosto che andare a votare col rischio di non essere eletto e di tornare a lavorare, voterebbe anche il governo della Befana o di Topolino. Noi no, la Lega no, perché prima o poi i nodi vengono al pettine, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. E quindi useremo questo periodo per ragionare, per costruire, per organizzare, per incontrare. Vi aspetto, iniziate a segnarvelo sul calendario, sabato 19 ottobre, la giornata dell'orgoglio, della maggioranza silenziosa, laboriosa, operosa, che non va ai comizi, che non va a fare i blocchi, che non va a far casino, ma che vuole un governo che nasca dell'Italia, non un governo che nasce la notte a Parigi, a Berlino, a Bruxelles e che viene ricompensato per l'aver mandato via dalle stanze del potere quel pericoloso razzista, fascista, nazista di Salvini. Sarò orgoglioso di guidare per i mesi necessari l'opposizione nei palazzi, che è maggioranza in Parlamento, perché se fosse un governo che rappresenta la maggioranza del popolo italiano con le idee chiare, un programma condiviso, per carità di Dio, questa è la democrazia, sta nascendo, se nascerà, il governo delle poltrone, delle esclusioni, dell'odio nei confronti della Lega, di Salvini e degli italiani che hanno osato e continueranno ad osare a votare Lega e Salvini. Andate a leggere i commenti sulle pagine dei 5 Stelle, di Di Maio, dello stesso Partito Democratico. Andate a vedere che cosa ne pensano i cittadini, gli artigiani, gli studenti, i precari, gli insegnanti, i poliziotti, i pensionati. Ma questi parlano di redistribuire ricchezza che, ahimè, l'Italia, se non si tagliano le tasse a milioni di italiani, non produce più. Qua c'è bisogno di strade, scuole, ospedali, ferrovie, porti, aeroporti, non di blocchi. E no, e no, e no. Noi abbiamo staccato la spina perché i no stavano bloccando il paese, fermando il paese, i dati economici sono chiari. Però il nostro orgoglio, la nostra parola data agli italiani vale più di mille ministeri. Qualcuno questa spina la vuole riattaccare nel nome della distribuzione delle poltrone, dei posti, non in nostro nome. Quindi grazie, perché mi state dando una voglia, una forza di esserci, di sorridere, di combattere. Certo, la rabbia è tanta, perché quando vedi certe scene vergognose ti domandi se questo paese merita la tua vita e il tuo impegno. La mia risposta è sì, per il mio paese, per i miei figli, per i vostri figli, per 60 milioni di italiani, comunque la pensino, io sono disposto, e l'ho dimostrato in questo anno di governo, a dare anche la vita se necessario. Non ci fermate con dei giochini di palazzo, non prendete in giro gli italiani perché non sono fessi, state semplicemente litigando sulla distribuzione delle poltrone, dei ministeri e delle presidenze. Fatelo, se volete fatelo in fretta, che il Presidente della Repubblica valuti se questo è un governo che può fare bene all'Italia, se è un governo figlio della democrazia, se è un governo figlio della dignità, del voto popolare,
Io non penso e ci siamo e ci saremo. E vi dico grazie, perché possono scappare per qualche mese, possono scappare per qualche anno, ma ci troveranno pronti. L'ho detto oggi ai lavoratori del Ministero dell'Interno, questo non è un addio, è un arrivederci. Qualche mese di pausa, va bene, non mi spaventa. Torneremo più attrezzati, più vogliosi, più organizzati e più determinati di prima. Perché il giochino delle poltrone, gli inciuci di palazzo non pagano. Prima o poi gli italiani il conto te lo presentano e noi a quel giorno arriveremo con la testa alta. Quindi lo dico ai nostri deputati, ai nostri senatori, ai nostri consiglieri regionali, ai nostri sindaci, con orgoglio, a testa alta. La Lega giochini di palazzo non ne fa. Noi accordi col Partito Democratico non ne abbiamo mai fatti, né mai ne faremo. Piuttosto, per qualche mese, una sana, onesta, positiva, forte opposizione, poi si torna a vincere. E a quel punto si governa senza le gabbie, senza i ricatti, senza le minacce. Questa è la democrazia. Quindi ringrazio Stefano, ringrazio Sara, ringrazio Alberto, ringrazio Flavio, ringrazio le migliaia di persone. Mi ha colpito una signora di 70 anni che mi ha detto: non ho mai votato Lega, prima o poi ci faranno votare, il mio voto è vostro, perché la stanno facendo sporca. Stanno provando sui giornaloni o sulle televisioni a raccontare di questo governo per la salvezza nazionale. Ma che salvezza nazionale? Questo è il governo della salvezza personale di qualche parlamentare che ha il terrore di non essere rieletto e di dover trovare un lavoro, finalmente. Questo è. Chiudo con le parole con cui ho aperto, che sono secondo me il timbro e lo scandalo di questo nuovo governo. E ringrazio il commissario europeo al bilancio, rigoroso fino a ieri contro l'Italia e gli italiani, che oggi dice, è in agenzia e dice più di quello che potrei dire io: meditate amici dei 5 Stelle, se è questo il futuro che per voi è quello che aspetta l'Italia e gli italiani. Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa per aiutare il nuovo governo, Bruxelles è pronta a ricompensare il nuovo governo italiano. No, io non sono nato per essere schiavo di nessuno, io non sono nato per guidare un popolo sottomesso e agli ordini di qualcuno. L'Italia non lo merita, e quindi potete tirare a campare per un mese, per un anno, per due anni, noi ci stiamo preparando. Non è un addio, è un arrivederci a prestissimo. Ancora più forti, ancora più determinati di prima. Segnatevi, se non siete mai stati a una manifestazione, non saranno manifestazioni di partito, saranno giornate di gioia, di orgoglio, di dignità, di coerenza e di futuro. Domenica 15 settembre a Pontida, sabato 19 ottobre a Roma, per far vedere con chi stanno l'Italia e gli italiani, non gli assistiti o i raccomandati. I produttori, i lavoratori, quelli che non dipendono da niente e da nessuno, quelli che hanno la forza e il coraggio di essere donne e uomini liberi. E se voi ci siete, come ci siete stati in questi mesi e come ci sarete nei prossimi mesi, contate su di me fino in fondo. Che Renzi stappi lo champagne in questi giorni ci sta. Buona salute, in bocca al lupo, buon lavoro. Hai fatto un giochino politico eccellente, un giochino di palazzo. Preferisco che tu vinca il giochino di palazzo oggi e noi vinciamo nel cuore e nella testa degli italiani domani, non per governare qualche mese inventandosi la qualunque, ma per governare per tanti anni, restituendo orgoglio, dignità, benessere, ricchezza e fierezza al popolo italiano. Chiudo con la parola con cui ho cominciato, che mi arriva da qua. Grazie, 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 grazie. È un onore aver lavorato con voi e per voi in questi mesi. Continuerò a farlo da oggi e quando ci permetteranno di tornare a votare, spero il prima possibile, questo paese non sarà servo di nessuno. Altro che Juncker, Merkel, Macron,
l'Italia agli italiani, con orgoglio, con dignità, è questo che io mi sento in grado di promettervi. Ci stanno togliendo il diritto di voto adesso, non lo potranno fare all'infinito. Grazie.